una non conferenza per trattare le parole e le sfide che ci impone l'Europa. E quanto accadrà venerdì 27 ottobre nella Sala Rossa del Castello Svevo con Reflecting on Europe, un appuntamento che è stato lanciato con degli incontri con gli alunni del liceo scientifico Carlo Cafiero di Barletta. Gli organizzatori dell'evento, Giuliana D'Amato e Luca Lacerenza, hanno discusso con i ragazzi dei temi preponderanti che ruotano intorno al concetto d'Europa. Ecco cosa è emerso. Il feedback è molto positivo perché quando si chiede ai ragazzi cosa pensano quando pensano all'Europa, vengono fuori tutte le emozioni collegate alle paure che vivono le nuove generazioni, le speranze che ripongono nell'Unione Europea e anche i grandi temi che le istituzioni europee si trovano ad affrontare. Ovviamente emerge fra tutti il tema per esempio dell'immigrazione, ma anche tante grosse questioni che le nuove generazioni vogliono vedere risolte per poter vivere davvero in uno spazio di pace che ha rappresentato finora l'Unione Europea. I concetti più importanti infatti sono stati quelli di confronto e di sfida, è emerso questo dalla volontà dei ragazzi? Sì, sfida, purtroppo è emersa anche la paura perché viviamo in una situazione di incertezza, ma c'è anche questo sentimento positivo di affrontare, di sfidare le grandi preoccupazioni di questo tempo. Giovanissimi che saranno anche protagonisti venerdì 27 al Castello Svevo. Sì, nel grande dibattito, non conferenza, che abbiamo promosso per venerdì 27, i ragazzi si potranno confrontare con esperti di Unione Europea, come il professor universitario, il professor Villani, e anche rappresentanti delle istituzioni, per porgere direttamente a loro questi grandi temi e consegnare tutto questo lavoro, questa elaborazione, al Comitato delle Regioni, che elaborerà nella primavera del 2018 il parere sulle riflessioni sull'Europa. Professoressa De Fazio, Europa come sfida anche per i più giovani? Assolutamente sì, viviamo un periodo in cui soprattutto nei più giovani si notano delle spinte che sono più ad enfatizzare gli aspetti negativi che gli aspetti positivi e stranamente in questi incontri sono emerse parole di diffidenza, di pessimismo proprio tra i più giovani e questo noi come educatori dobbiamo combatterlo. Abbiamo necessità di riscoprire il valore dell'essere insieme, quindi confermare, rafforzare di più ciò che ci unisce piuttosto che ciò che ci divide. Da Barletta per News24.City, Luca Guerra.